Taglio dei costi, taglio degli sprechi, taglio degli eccessi. È stato questo il mantra per la politica e la pubblica amministrazione negli ultimi anni. Ma a fronte di proclami e diktat, poi i conti non tornano. Non tornano per il grillino Domenico Pettinari, che scopre un possibile spreco di denaro pubblico per spostare gli uffici della Regione Abruzzo in una nuova sede. Abbiamo forti perplessità su questa operazione. Intanto non c'è nessuna certezza che si andrà ad acquistare quell'immobile e quindi risparmiare sugli affitti. L'unica certezza che abbiamo oggi è che paghiamo 1.100.000 euro di affitto per gli uffici che abbiamo su Pescara. Domani con quella struttura pagheremo 1.800.000 euro di affitto. Questo è scritto sulla delibera. Quindi 700.000 euro in più rispetto a quello che paghiamo oggi. Poi si prevede un'opzione di acquisto, ma l'opzione non è un obbligo, che significa che se non opto per l'acquisto potrò rimanere io ente regione a pagare questo affitto maggiorato per tutta l'eternità. Allora cosa diciamo noi? Guardiamo bene questa operazione e se vogliamo acquistare e risparmiare i soldi affitto facciamolo subito, perché farlo dopo, aspettare, partire con un affitto, con una locazione? Non si spiega, non è un procedimento logico a nostro avviso. E poi abbiamo forti perplessità anche sulla valutazione dei nostri immobili di proprietà, che sono stati valutati, immobili che abbiamo al centro, in Viale Bovi, in via Corso Vittorio Emanuele, secondo me sono stati un po' sottostimati e per questo noi ci riserviamo di stimarli, di fare una perizia e capire se quel valore previsto nella delibera sia il valore reale. Su tutta questa operazione abbiamo forti perplessità perché sicuramente si poteva fare in un modo diverso e più conveniente per le tasche dei cittadini.